stanza. Ho pure gli occhiali storti. Bene, oggi parliamo di... parliamo, parli pure tu. No, e allora, parlo, parliamo, vabbè. Benvenuti in questo... affogo pure. E che ti guardo dalla videocamera mi viene da ridere. Benvenuti in questo nuovo video... sì, il cimitero del Monumentale di Milano. Un po' più di allegria, salvo, su. Benvenuti in questo... scusa! Gna posso fa! Scusa, scusa, scusa. Scusa, non volevo. Malocchio che rientra nella categoria dei sortilegi. Scusate se rido, ma è l'ennesimo video che sto provando a fare stamattina, vabbè. Allora, generalmente, adesso mi strozzo. Facciamo pace. Facciamo pace nada volta. Vabbè, non incominciamo oggi. Benvenuti in questo nuovo video streghette e soprattutto maghetti. Oggi, come promesso nel video precedente, parleremo del malocchio, il malocchio che rientra nella categoria dei sortilegi. Il termine malocchio indica chiaramente qual è il mezzo diretto per gettare il sortilegio, e cioè gli occhi di una persona, oppure l'occhio. Vabbè. Io ho notato in questi passare degli anni che molte persone ritengono e affermano con ardua convinzione che il fenomeno del malocchio sia tipicamente italiano, però non è così perché è conosciuto anche nel resto del mondo. L'origine di questo sortilegio, ragazzi, si perde un po' nella notte dei tempi. Ha avuto grande popolarità lungo tutto il corso del Medioevo e soprattutto nel Rinascimento, quando si riteneva che le persone possedute dal demonio potevano con i loro sguardi gettare ogni sorta di disgrazia e di maleficio sui cristiani timorati di Dio. Indubbiamente il fenomeno è diventato col tempo poi una curiosità folcloristica che affonda le sue radici nella superstizione popolare, anche se alla base è evidente che c'è una componente magica. Comunque, raga, capita molto spesso di sentir parlare di malocchio, ma di cosa si tratta realmente? In questo video proverò a dare risposta a tutte quelle domande che riguardano questo argomento così diffuso che si conosce a malapena o alcune persone lo conoscono, ma in modo sbagliato. Iniziamo col dire che si definisce come malocchio quella capacità appartenente a persone di generare eventi malefici con il semplice sguardo. Non a caso proprio il termine, la parola malocchio, sta a significare occhio che causa il male. Vabbè, il malocchio, come dicevo, trae un po' le sue origini da tradizioni popolari molto antiche, e anche Cornelio Agrippa, se non ricordo male, in alcune sue opere ne parlava dettagliatamente all'interno di alcune opere che adesso non ricordo il nome, vabbè, non è importante. Comunque, anche se il malocchio è un argomento ed è un concetto molto diffuso, tuttavia la scienza lo definisce ancora oggi solo come una forma concreta di superstizione. Però, secondo quanto ci insegna la tradizione secolare, alcune persone sono in grado di lanciare il malocchio senza volerlo, involontariamente, quindi inconsapevolmente. Altre invece, stronze, lo fanno volontariamente. La causa in entrambi i casi sarebbero praticamente le cosiddette invidie, le ossessioni, le delusioni amorose, tutto questo diciamo che attrae il malocchio. Quali sono i sintomi di questo malocchio? Allora, generalmente le persone colpite da malocchio, sta parola, avvertono mal di testa, molto spesso associato a sensazioni di nausea, di vomito, cattivo umore, non riescono a dormire di notte. Questi più o meno sono i sintomi. Nelle zone del mondo dove il malocchio è ancora molto diffuso, parecchio anche nel napoletano,
esistono persone di comprendere bene se una determinata persona è stata colpita o meno dal malocchio. Queste personalità chi sono? Sono generalmente delle vecchine, quindi delle donne molto anziane che prima della loro morte si preoccupano bene di tramandare questa capacità sensoriale, chiamiamola così, così poi da perderne il potere. Perché dico perderne il potere? Perché una volta che il rito viene insegnato, la persona che lo faceva prima praticamente non potrà più farlo e lo si insegna la notte di Natale, cioè allo scoccare del 25 dicembre. Si insegnerà al discepolo di fiducia o a un parente di fiducia il cosiddetto e segreto rito chiamato, non so se posso dirlo, vabbè, controcchio, condruocchio, detto in napoletano, che ragazzi tengo a precisare non troverete da nessun'altra parte, cioè da nessuna parte, né in rete né nei libri, quindi è inutile cercare di improvvisare riti per togliere il malocchio perché non otterrete nulla. Questa cantilena per identificare, per togliere il malocchio, viene tramandata solo oralmente. Chi ne viene a conoscenza, ragazzi, ne fa tesoro. Ne fa tesoro anche se le parole del controcchio sono abbastanza terribili e agghiaccianti e molto spesso anche di forte imprecazione. Vabbè, solo a pensarci mi si accappona la pelle, considerando che a me è stato insegnato una decina di anni fa. E chi me lo ha fatto fare? Chi lo sa. Vabbè, andiamo avanti. Dovete sapere che esistono numerosi riti per eliminare il malocchio, alcuni particolarmente simili tra loro, però differiscono molto un po' nel modus operandi, in base poi alle zone geografiche e dai cosiddetti guaritori, ognuno lo fa a modo proprio. La procedura per individuare e togliere il malocchio è nota come rito dell'olio. Vi spiego adesso praticamente la procedura, non le parole da pronunciare, solo la procedura, così giusto per farvi capire un po' come funziona. La persona colpita dal malocchio dovrà rimanere seduta e in silenzio, senza fumare, senza ridere, eccetera. Il guaritore ha il compito di andare a riempire un piatto fondo con dell'acqua e, appoggiato il piatto sul tavolo, si fa lui in primis il segno della croce. Poi traccia il segno della croce 3 volte sull'acqua e 9 volte sulla fronte del soggetto, con la mano destra e con il dito precedentemente intinto nell'olio, di solito il pollice, che specifico ragazzi deve essere olio di oliva. Bisbigliando poi il guaritore pronuncia le famose parole segrete del rito. Famose, do cazzo, vabbè. La famosa filastrocca del controcchio. Alla fine di questa procedura si versano 4 gocce di olio a forma di croce nel piatto e si osserva la loro disposizione praticamente nell'acqua, nel piatto. Se l'olio si allarga, il malocchio è presente. Laddove invece l'olio dovesse tendere a scomparire, vuol dire che il malocchio è presente già da un po' di tempo sulla persona e che farà molto fatica a essere eliminato. Se le gocce d'olio invece restano ferme, senza allargarsi, senza muoversi, allora il malocchio non c'è. In caso ci sia, ovviamente va bruciato e spaccato con il fuoco. Questa procedura fatta almeno per 3 volte perché non sempre il malocchio sparisce al primo tentativo e se il primo tentativo fallisce, allora praticamente cosa succede? Si getta l'acqua dove nessuno passa e si ricomincia da capo per la seconda volta e poi per la terza volta. Apro e chiudo parentesi. L'acqua va gettata dove si è sicuri che nessuno passi perché calpestandola può beccarsi il malocchio, altrimenti può la persona stessa che ha guarito il malcapitato prendersi lui stesso il malocchio addosso e poi scagliarlo ovviamente su una pianta, su un animale o su un'altra persona. E lo so, sembra meschino, ma funziona così. Vabbè, chiusa parentesi. Dicevo che si esegue il rito per 3 volte, ma
Nel caso di un malocchio molto forte, dovuto cioè a una persona molto cattiva o molto potente, o nel caso magari sia passato troppo tempo, può capitare che il malocchio sia talmente forte, talmente ostinato da non riuscire ad andare via nemmeno la terza volta che si cerca di toglierlo. In questo caso gli occhi vengono letteralmente tagliati con delle forbici. Quasi sempre capita che in pochi minuti dopo l'esecuzione del rito del malocchio la persona sia un po' più alleggerita, quindi sta bene, gli passa il mal di testa, la nausea e così via. Prima di chiudere questo video volevo dirvi che per evitare di beccarvi il malocchio a causa di stronzi invidiosi o stronze invidiose, c'è la medaglia con la testa di Sant'Anastasio, che è questa. Che vi lascio qui, che andrebbe portata al collo sempre. Ragazzi, nulla può proteggervi dal malocchio se non la medaglietta di questo santo persiano che è Sant'Anastasio, che praticamente la vedete, di solito è in argento, in ottone, è grande quanto una monetina da 5 centesimi. La si porta o al collo o in un sacchettino di sabbia legato dietro la canottiera. Quando ero piccolo io si faceva, adesso non so se si usa più, però vabbè, io sono sincero, non sempre la porto, ce l'ho ma non sempre la porto. E niente ragazzi, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Mua, ciao! Hush, my rose, still, and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who